È stato presentato in sala giunta la terza edizione del progetto Regata dei Tre Golfi, promosso dall'associazione Jonathan Onus in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli. Anche per l'edizione 2012 il progetto si propone l'obiettivo di realizzare interventi educativi attraverso la pratica dello sport velico, che per questa edizione sarà impreziosita dalla collaborazione della Fondazione Mascalzone Latino e della società Charter Partenope, che metteranno a disposizione due imbarcazioni i cui equipaggi saranno formati dai giovani di area penale provenienti dalle comunità gestite dall'associazione Jonathan. Un'impresa che li vedrà tra i protagonisti dell'evento velico Regata dei Tre Golfi, una manifestazione nata nel 1954 che prevede nel mese di maggio 2012 un percorso a vela non-stop che toccherà il Golfo di Salerno, Ventotene e il Golfo di Gaeta. Con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa si sigla dunque una collaborazione importante che vede protagonisti alcune grandi eccellenze imprenditoriali e scientifiche della nostra regione, a sostegno di un progetto educativo e di inserimento socio-lavorativo per i giovani di Napoli. In una logica di welfare di comunità si mettono insieme soggetti diversi, anche soggetti inusuali rispetto al panorama del sistema di welfare locale, soggetti privati, l'Indesit, quindi imprenditori, Mascalzone Latino, alcuni altri sponsor, l'università, il suo orso da bene in casa e l'amministrazione cittadina attraverso l'assessorato alle politiche sociali. Per fare cosa? Per promuovere percorsi di socializzazione e quindi sostenere ragazzi particolarmente difficili, alcuni di questi hanno già incontrato l'area penale, in percorsi per sostenere in percorsi relazionali di socializzazione con attività che presentano elementi e profili pedagogici e formativi al tempo stesso. Insomma, quindi da questo punto di vista un'operazione straordinaria, un'esperienza esemplare che dimostra che è possibile fare welfare di comunità responsabilizzando soggetti diversi e soprattutto non limitarsi a fare semplicemente assistenza, ma considerare il welfare come uno strumento straordinario di promozione.